Buongiorno divaniste, oggi siamo in cucina perché ho bisogno di appoggiarmi sul tavolo. Parliamo di profumi. Io qui ho un meraviglioso misto di profumi. Ho fatto un acquisto di profumi da un sito che non conoscevo, ma che mi ha veramente piacevolmente stupita. Ho fatto una scoperta che tantissime di voi magari sapranno, ma vi avevo fatto vedere su Instagram, per chi mi segue su Instagram, che avevo preso dei campioncini di profumi. Poi, siccome alcune persone mi hanno chiesto di parlarne un po' di più e io avendo anche provato un po' i profumi, ho detto, beh, faccio un video a parte in cui ve ne parlo meglio. Dunque, praticamente funziona così. Questo brand di profumi si chiama LPDO, LPDO, le lettere. È un marchio italiano che produce praticamente dei profumi molto particolari, molto intensi, che richiamano dei profumi famosi, un po' di nicchia, profumi ricercati, profumi che insomma non sono da profumeria, da drugstore, da grande distribuzione, sono profumi un po' particolari di nicchia. E quindi capirete bene che sono profumi e fragranze molto particolari, differenti dal solito e che diciamo sono di nicchia. Si richiamano perché io dico, molti di questi profumi, gli originali, io non li ho mai sentiti, quindi non posso dirvi se veramente rispecchiano effettivamente l'originale. Ma siccome mi sono documentato, ho preso anche appunti, ho visto video, insomma, ho guardato recensioni, come in tutte le cose, c'è chi dice sì, assomiglia a quel determinato profumo, c'è chi dice ci assomiglia leggermente, chi dice no, non c'entra proprio niente. Quindi anche lì il profumo è sempre una cosa molto molto soggettiva. Tornando a noi, dunque, ho fatto questo acquisto perché mi piaceva l'idea di poter acquistare dei campioncini di profumo. Tu praticamente acquisti 10 campioncini perché ti arriva il pacchetto arriva così, in questa scatolina, e quando la apri, cioè c'è già un profumo che ti prende, proprio un profumo forte, intenso. Tu compri questi 10 campioncini, li provi e nella fattura che ti arriva, perché i 10 campioncini li paghi 7,90 euro, c'è già un buono sconto per l'acquisto del profumo, di uno dei profumi, se vorrai acquistarli. Quindi praticamente ti rimborsano interamente il prezzo che tu hai speso per i campioncini, quindi non è una spesa fatta anche così a vuoto, nel senso che se tu poi trovi la fragranza che proprio ti fa innamorare, te lo compri e ti rimborsano i soldi dei campioncini. LPDO fa tutti profumi da 100 ml, con delle boccette molto molto carine. Sono tutte un po' sfaccettate e il liquido del profumo è diverso per ogni fragranza. C'è viola, azzurra, trasparente, insomma, ci sono varie tonalità. Il profumo, quello da 100 ml, costa 25 euro. Ho visto che si possono comprare anche su Amazon e costano anche forse leggermente meno, però se avete fatto come me, che avete comprato appunto i campioncini, qui avete il ritorno dei 7,90 euro, quindi alla fine, almeno per questa volta, per la prima volta, vi conviene di più comprarli direttamente sul sito. È arrivata anche una lettera di presentazione in cui dice questa Filomena, che è la responsabile dell'assistenza clienti, che ogni profumo è stato creato pensando ad una specifica personalità. Una linea di profumi capace di evocare ricordi piacevoli e le emozioni profonde dell'animo umano. Abbiamo ideato composizioni in grado di raccontarvi senza aver bisogno di parole. E già qua, cioè veramente, ci siamo. Allora, qui c'è tutta una serie di profumi.
Adesso ve li faccio vedere uno per uno e vi do una piccola, vi faccio una piccola recensione per ciascuno di loro. Il primo che vi mostro è questo, il Rose Sensuel. Tutti vi arrivano nel cartoncino e all'interno c'è il campioncino spray. Campioncino di pochi millilitri, eh. Adesso non so dirvi quanto, ci saranno 10 millilitri forse di profumo. Rose Sensuel. C'è anche un piccolo disegno, non so se si rivede dalla telecamera, comunque vi fa vedere appunto Rose, è un profumo alla rosa. Questo profumo qui dovrebbe essere, io guardo qua perché ho preso appunti, ragazzi, cioè proprio sono stata diligente questa volta. Questo dovrebbe essere il dupe di un profumo di Montale, e cioè la Roses Musk. Anche qui ho sentito ci assomiglia, non ci assomiglia, è abbastanza simile. Io non lo conosco, però so che il Musk, Roses Musk costa 110 euro per 100 millilitri, quindi solo per dirlo, se uno come me vuole togliersi una volta la soddisfazione di avere un profumo un po' particolare e non ha voglia di spendere grossi soldi, secondo me vale la pena pensarci. Dunque, questo è un profumo che sa di rosa e di muschio, ovviamente molto di rosa, un po' meno di muschio. Dunque, ha delle note di gelsomino, ambra intenso, è un profumo molto elegante, armonioso, frizzante. Adesso non riesco a toglierlo. Questo l'ho già provato una volta ed è veramente. Allora, questi profumi sono molto intensi, tutti quanti. Rimangono e permangono sulla pelle, ma soprattutto sui vestiti. Ho letto tante recensioni di tante persone che spruzzati sui vestiti permangono moltissimo. Minimo come persistenza, cioè se lo si applica al mattino, almeno fino al pomeriggio rimane, ma ce ne sono alcuni che hanno una intensità talmente forte che permane anche per tutto il giorno e lo si sente anche successivamente. Proprio per questo è un discorso generale che faccio per tutti, è un profumo, sono tutti i profumi di cui bisogna fare attenzione con le dosi, cioè non sono quei profumi da fare shhh, perché altrimenti vi pigliano alla testa, perché sono veramente molto molto intensi. E rispetto all'originale, ovviamente questo è meno durevole. Però è un profumo gradevole, molto raffinato, molto femminile. Cosa dire di altro? È duraturo, quindi può essere una buona partenza per andare a sentire com'è, il Roses Musk di Montale. Poi il secondo che vi voglio far vedere è questo, il Bois Nuit, è nel cartoncino viola. All'interno è così, ecco, non so se si vede il disegno che c'è qua. Allora, questo diciamo che loro danno la maggior parte di questi profumi come unisex. Secondo me ce ne sono certi che sono francamente femminili, certi che sono francamente maschili, alcuni che sono veramente unisex che ognuno può mettere tranquillamente. Questo Bois Nuit è unisex, ma secondo me tende più al femminile. Dovrebbe essere il dupe di Dark Purple, infatti vedete che è violetto, Dark Purple di Montale. La boccetta, quella da 100 ml, ha il colore del profumo è azzurro. È un profumo intenso, persistente, riconoscibile e forte. Ho letto recensioni per cui spesso quando si indossa questo profumo si viene fermati per strada o comunque le persone che ti conoscono ti chiedono che profumo hai messo. Quindi già solo per questo io lo comprerei subito. Anche qui si vede un pochettino purple, ha un pochettino il colore del liquido e dà sul violetto. È molto forte. Cioè, questo io l'ho usato, io li ho provati tutti sul polso, tranne uno che ho messo, diciamo di più, l'ho messo sul foulard ed era magnifico. Bois Nuit. Questo appunto, vi ho detto, Dark Purple.
Poi ce n'è un altro che invece ho utilizzato più generosamente e che è questo, il Superb Café, eccolo qua. Questo è sempre un dupe di Montale e caffè, ricorda appunto l'Intense Café di Montale. Questo rimane sui vestiti, io l'ho utilizzato appunto sul foulard, una roba meravigliosa. Sa di caffè, ma un caffè mescolato alla rosa. Io infatti sento molto questa mescolanza, nel senso che non sento profumo di caffè. È un caffè, cioè è una roba diversa, io non sento il caffè, però rosa e caffè. Ovviamente cioè sulla pelle tu lo metti al mattino, già al pomeriggio si sente poco. Questo, cioè, questi profumi qua sono molto intensi, secondo me metterne troppo subito si rischia di esagerare, perché sono veramente che ti danno la testa. Bisogna metterne poco e magari, non so, lo metti al mattino o al pomeriggio, dare un'altra spruzzata. Ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, perché ovviamente anche qui andiamo sui profumi di Montale, quindi sapete che cos'è. È uno di quelli che mi sono piaciuti di più. L'ho utilizzato stamattina questo. E, buono, mi è piaciuto. Poi, anche se veramente questi profumi sono un po' da studiare, nel senso che quando li apri, li annusi tutti e non sai decidere. Nel senso che hanno profumazioni tutte diverse, però poi quando li metti insieme nella scatola, alla fine ti sembra che uno prenda l'odore dell'altro, non sai più distinguere. Invece poi messi addosso si distinguono molto molto bene. L'altro profumo che voglio farvi vedere è questo, Cretus. Io Cretus che questo sia meraviglioso. È un profumo maschile, ma proprio di maschio, di uomo, di virile, di forte, di macio. Cioè questo... Questo è l'uomo, buonissimo. Allora, questo è un profumo da uomo forte, non è un profumo da ragazzino, è un profumo appunto di... Cioè, io se non compro niente per me, io compro questo, perché? Perché solo usando così, niente, anche qua, i miei sensi vagano. Allora, questo è, vi dico le note perché me le sono segnate. Ribes nero e bergamotto italiano, mele, calville blanc e ananas frizzante come note di testa. Note di cuore, c'è proprio l'uomo, ci sono bacche di ginepro, betulla, patchouli, gelsomino. Note di fondo, muschio, muschio di quercia, ambra grigia e vaniglia. È molto persistente ed è meraviglioso. Cioè, per me questo è, sapete quando volete un uomo al vostro fianco, un uomo che basta che si avvicina e che vi inonda questo profumo, è fantastico, fantastico. Cretus dovrebbe essere il dupe di Creed Aventus. Deciso e virile, ve l'ho detto pure io, cioè, è abbastanza simile. Ho visto tante recensioni che dicevano che è abbastanza simile, poi trovate sempre quello che dice ah non ci assomiglia per niente, quindi vabbè, però nella maggioranza molte dicevano che era simile a questo Creed Aventus, richiama molto l'originale, quindi questo ricordatevelo perché è fantastico. Il prossimo è Hush Intense, eccolo qua. C'è un disegno qui che non riesco a capire se è un ceppo di legno o un pezzo di iceberg, un pezzo di ghiaccio, non ve lo so dire. Comunque questo dovrebbe essere il dupe per chi lo conosce, io parlo sempre per chi conosce questi profumi, perché io ad esempio non l'ho mai sentito, di Black Afghano di Naso Matto. Non è molto duraturo, si sente, perché si sente, appena messo lo si sente, ha il colore della boccetta e non so come spiegare, un bronzo, direi un color bronzo. È buono,
secondo me è maschile questo. E so che molti, è uno di quei profumi che viene comprato e ricomprato, quindi abbastanza simile all'originale, ma comunque un ottimo profumo perché ho visto tante recensioni di persone che lo ricompravano per la seconda volta, oppure di gente che lo faceva comprare a sua volta perché quando lo sentono addosso lo vogliono prendere. Quindi buonissimo. Un altro profumo unisex questa volta è il Fleur Noir, eccolo qua, ve lo faccio vedere qua aperto. Allora, qui c'è un ramo di orchidea, non so se si capisce qua, è il Fleur Noir, infatti è il dupe di Black Orchid di Tom Ford. Anche qui ci assomiglia, non ci assomiglia, non lo so perché io non l'ho mai sentito, però è buono e quindi a me quello interessa. E subito è molto forte, ha una buona persistenza, tutti dicono che appunto puntano moltissimo sul fatto che ha una buona persistenza. È molto simile all'originale e... basta, non ho trovato le note di questo. Comunque, se voi andate a vedere le note di Black Orchid, è quello. A me questo dà un po' più alla testa, per cui non è tra i miei favoriti. Però, essendo un dupe di un profumo così famoso, lo sarà. Un altro che invece mi è piaciuto subito, ma non so se comprerei, perché anche questo ha un suo perché. Vi dico già il nome, Sexuelle, viene in questa confezione rosa e dice che appunto è lo specchio della propria personalità e sensualità ed è il dupe di Orgasm. Basta per capire che tipo di profumo è. Questo io l'ho utilizzato, ovviamente è stato uno dei primi. Il colore del profumo è rosa. Questo è uno di quei profumi che secondo me bisogna fare attenzione, nel senso che è veramente forte e è pesante, non so come dirvi. Ha la faccia della personalità qui, i ferormoni, pem pem pem. Allora, mi sono segnata le note. Qui c'è in note di testa pepe rosa francese, geranio egiziano e frutti di bosco, cioè tu giri tutto il mondo sentendo questo. Geranio egiziano, frutti di bosco. Nel cuore c'è violetta francese, rosa turca, gelsomino e patchouli indonesiano. Nel fondo c'è muschio bianco, ambra grigia, vaniglia del Madagascar e pino francese. Cioè, voi avete il mondo già qui all'interno. All'interno di questo profumo, ecco, si era aperto male. Lui, qua dicono che è femminile unisex, per me è solo femminile, assolutamente, spudoratamente femminile, molto persistente e molto pesante, molto alcolico. L'immagine non so se riuscite a vederla, ecco, e mi ha spiegata, boh, quindi. Cioè, io questo è molto intrigante, però prendere 100 ml di questo, non lo so. Andiamo avanti. Il prossimo si chiama Eccentric Odd. Allora, eccentrico odd, io ho detto, ma cos'è questo odd? Sono andata a cercarlo. Praticamente odd sarebbe una parola che in realtà non esisterebbe nel vocabolario, ma dovrebbe essere il legno degli dèi. È praticamente il legno degli dèi, quindi un odore orientale, caldo, legnoso, intenso. Questo non ho visto qual è il dupe di questo. Comunque è legno di agar, una profumazione molto lussuosa. So che c'è appunto del bergamotto e del lampone. E la caratteristica appunto di essere profondo e orientale. Il profumo è rosa violetto. Anche questo è molto forte.
sente il caldo del legno orientale, sicuramente, però si sente anche la nota del lampone, io la sento, la nota del lampone. Questo unisex, legno di agar. Poi, penultimo è il garçon libre. Eccolo qua, garçon libre. Ecco. È un cipriato aromatico. Dovrebbe essere il dupe di Cab de Garçon 2, che ovviamente io non so, ma voi magari conoscete. Il disegno qui è un cocktail con del ghiaccio e non so se quella è menta. Comunque, è un profumo che si distingue dai soliti profumi, riconoscibile, è un po' sul verdino, azzurro verdino. È cipriato e aromatico. Garçon Libre. Dice qua che praticamente è come fare un viaggio tra gli ideogrammi giapponesi e orientale. Ha al suo interno vetiver, patchouli e ginepro cinese, quindi ha delle note potenti e persuasive. Vogliamo parlarne? Note potenti e persuasive. Va bene, cipriato aromatico ci piace. Anche questo è un profumo particolare. E l'ultimo che vi faccio vedere è il Bois Intense. Eccolo qui, eccolo qui. Cosa si vede nel disegno? Si vedono delle radici. Il Bois Intense dovrebbe essere il dupe del Bois d'Argent di Dior. È un profumo molto molto conosciuto. Io non l'ho sentito. Dicono che sia molto simile all'originale. Io vi riporto appunto le recensioni che ho letto perché non lo so. Qualcuno dice che non ci assomiglia per niente. Qualcuno sì, ci assomiglia, quindi fate voi. È dolce e buono. L'ingrediente è la soluta di iris. È un profumo leggermente legnoso, lussuoso, persistente, rimane molte ore, per chi ce l'ha, per chi l'ha provato dice che rimane molte ore. Ho visto una persona che ha scritto che crea dipendenza questo profumo, quindi non so se volete essere dipendenti, crea dipendenza per cui lo si compra e lo si ricompra. È buono, meno intenso rispetto a tutti gli altri. Secondo me questo, io l'ho provato una volta sola. Sono tutti profumi da provare più e più giorni. Io ho finito con la carrellata dei profumi. Le mie considerazioni quali sono? Sono che in questo momento li sto, diciamo, girando un po' tutti, li sto testando tutti e mi sto facendo un po' un'idea. Non ce n'è uno che proprio mi abbia ammaliato, ma mi piacciono quasi tutti. Sono profumazioni, mi colla il naso forse di sentire questi profumi così intensi, perché sono veramente molto intensi. Poi se li metti così, cioè tutti così, ti arriva un odore, cioè sono chiusi, però ti arriva, cioè, ti arriva un profumo pazzesco. Sono da testare, perché secondo me, appunto, prendere un profumo da 100 ml, che già io odio i profumi da 100 ml perché non finiscono mai. Se poi hanno un'essenza molto forte, per cui ne metti poco, veramente ti durano tantissimo. Per cui devi essere ben convinta di quello che vuoi comprare. Io li testerò ancora, magari proverò a non mescolarli, nel senso che adesso magari una volta ne uso uno, una volta ne uso l'altro, magari utilizzare per 2 o 3 giorni tutto l'intero botticino in modo da farmi veramente un'idea. Mi sembra un mi sembrano dei profumi low cost, perché comunque 25 euro per un profumo è niente.
però grazie ai quali si può andare a mettere il naso, nel vero senso della parola, nella profumeria, quella un po' più ricercata, quella un po' più di nicchia, quella un po' più lussuosa. E quindi questa cosa mi piace. Va bene, io vi saluto. Se vi è incuriosito, sono molto contenta. Andate pure a cercare anche su Facebook, c'è la pagina LPDO, oppure su Amazon, oppure su Google, e vedrete tutte le varie notizie. Spero di essere stata abbastanza chiara e di avervi incuriosito. Ci vediamo prossimamente. Ciao!